Ed eccoci alle posizioni più importanti di questa classifica. Siamo sul podio dei funghi più letali al mondo. Mi sono lasciato trasportare dall'enfasi. La classifica discute i funghi italiani. Ridimensioniamo i meriti. Nel gradino più basso del podio c'è Tricholoma equestre, che provoca la tremenda rabdomiolisi. Chi si intossica non ha nessun effetto gastrointestinale, epatico, renale o di altro genere che possa ricordare un'intossicazione da funghi, ma muore per paralisi muscolare, blocco dei muscoli involontari, blocco del miocardio. Si tratta di una patologia molto discussa per questa specie, perché fino ai primi anni 2000, cioè l'altro giorno, faceva parte della lista dei funghi commercializzabili in Italia. Segnalati alcuni decessi in Francia e Polonia, in Italia fu immediatamente cancellata dalla lista dal Ministero della Salute. Si tratta chiaramente di un'intossicazione incostante, con molti dubbi a riguardo. Tuttavia è accertato che il laboratorio su cavie sia rabdomiolisi, somministrando Tricholoma equestre. Al secondo gradino del podio, eccolo! Cortinarius orellanus, in ex aequo con alcuni suoi congeneri, che provoca la strepitosa sindrome orellanica, per cui l'intossicato può morire anche un mese dopo il consumo, per necrosi dei reni. Evviva! Significa che si potrebbe essere di fronte a dei già morti che ancora non sanno di esserlo. Ci accostiamo alla categoria zombie. Bando alle ciance, questa terrificante sindrome non è prima in classifica solo perché non esiste tradizione di consumo per funghi simili. E finalmente eccoci! Chi sarà il vincitore di questa sfida vincente? Chi può essere se non lei? La superlativa Marita Falloides! C'è lei sul gradino più alto del podio. Senza però togliere meriti alle sue congeneri meno note. Assieme sono le specie che provocano la fantastica sindrome falloidea. In 4-5 giorni si muore con il fegato spappolato. Fermi tutti, non per spegnere i bollenti spiriti dei miglior sadici, ma va detto che anche la mortalità della specie più letale di tutte ha una percentuale di successo che si aggira attorno al 10%. Questo video vi è piaciuto, vi invito a cliccare mi piace e a condividerlo. Inoltre, se siete interessati ai prossimi video e agli altri già presenti nel canale, vi consiglio di iscrivervi e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina per restare aggiornati sui prossimi video. Questo video finisce qui, grazie a tutti, a presto, al prossimo video.